Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Verso gli Altari, ancora insieme e come sempre con tanti contributi, tante figure da conoscere, da approfondire e un appuntamento in particolare di cui vogliamo parlare quest'oggi, un appuntamento che si svolgerà questa sera a Bari, organizzato dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dalla sezione di Bari Bitonto, un appuntamento che ha per titolo I Santi della Porta Accanto, un primo momento di approfondimento di un percorso dedicato ai testimoni nell'oggi di Dio e degli uomini. Protagonista di questo primo appuntamento sarà una figura che tanto amiamo, che abbiamo già conosciuto anche nell'ambito del nostro programma. Chiara Corbella Petrillo. Avremo l'opportunità di saperne di più, di capire quali sono i motivi che hanno spinto appunto ad organizzare un appuntamento del genere, soprattutto in una realtà molto affascinante, qual è quella dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo faremo con due di questi appunto protagonisti della serata di Bari, il segretario dell'Ordine Equestre della sezione Saverio Veronico, Don Michele Bellino. Ci sarà poi la partecipazione all'interno di questo appuntamento di Fra Vito D'Amato, che è stato padre spirituale di Chiara Corbella. Ecco, vediamo appunto il manifesto dell'iniziativa di cui andremo a parlare tra qualche minuto, ma non sarà questo l'unico momento di cui ci occuperemo. Avremo la possibilità di parlare anche di Fra Guglielmo Gattiani, torniamo a parlare di lui perché qualcosa si sta muovendo nell'ambito della sua causa. Infatti poi avremo l'opportunità con Fra Giuseppe De Carlo, che è vicepostulatore della causa di canonizzazione di Fra Guglielmo Gattiani, di capire cosa sta succedendo, come sta andando avanti questa causa. Ma prima di entrare nel merito di tutto ciò, il saluto obbligato anche questa settimana tramite Skype è a Fra Ezio. Buongiorno, ben trovato Fra Ezio, pace e bene. Buongiorno Nicola, pace e bene a voi tutti di Padre Pio TV, ben ritrovati insieme. Gli impegni sono sempre tanti, è vero Fra Ezio, a volte non ti consentono di essere con noi in studio, ma sei comunque presente, perché in ogni caso la tecnologia almeno in questo ci aiuta. C'è un supporto dal punto di vista della tecnologia, meno male, perché essere presenti è anche un po' difficile. Come sapete, io mi trovo a Morcone, quindi gli impegni sono tanti, poi la distanza anche non aiuta, quindi su questo ecco, la tecnologia ci viene in supporto. Allora Fra Ezio, ho dato un rapido assunto di quella che è la nostra, il contenuto della nostra scaletta di quest'oggi. Ecco, come possiamo introdurre le tematiche che andremo a trattare oggi? Tra l'altro, parlando di questo appuntamento dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, ci ritroviamo un po' anche in quella scia che anche noi stiamo seguendo da qualche tempo a questa parte, dei cosiddetti Santi della Porta Accanto. Certo, allora le parole che sono state usate per quella locandina che hai prima presentato in TV, no? I Santi della Porta Accanto. Penso che questo sia, ecco, anche per oggi il titolo ideale, che sono le parole di Papa Francesco, in questo tempo potremmo dire anche di grazia che stiamo vivendo, perché appunto lo abbiamo avuto modo di sperimentare, ma nello stesso tempo di spiegarne le figure di santità all'interno della nostra trasmissione. Oggi lo facciamo, ecco, con questi ospiti speciali che si sono messi a nostra disposizione per condividere con noi del tempo e che già ringraziamo. Ecco, dovremmo avere in collegamento sempre via Skype il segretario dell'Ordine Equestre Santo Sepolcro della sezione di Bari Bitonto, il dottor Saverio Veronico. Eccolo qui. Innanzitutto buongiorno, benvenuto tra noi. Buongiorno a lei, a Padre Ezio e a tutti coloro che ci ascoltano e ci stanno vedendo in questo momento. Lei è un po' il braccio operativo di questa iniziativa, essendo segretario poi della sezione, ovviamente si occupa anche di ciò che questa importante realtà, all'inizio ho usato il termine affascinante, realtà, ecco, si trova a svolgere nel contesto di Bari Bitonto per quanto riguarda la vostra appunto sezione. Ma andando a quello che è l'appuntamento di questa sera, ecco, da dove nasce questa idea e come si svolgerà il tutto? Questa idea nasce da un percorso di formazione che abbiamo
messo in piedi per formare sia i futuri cavalieri e le future dame che vogliono entrare nell'ordine. Abbiamo impostato tutta l'attività del 2022 sull'impronta di San Francesco, perché ritengo San Francesco essere il migliore tra i cavalieri, ed è grazie a lui, e non alle crociate, ma grazie a lui e all'incontro col sultano al-Malik, che noi oggi possiamo andare in Terra Santa a trovare, a vedere i luoghi che ci sono più cari della nostra fede. E su Chiara Corbella ci siamo trovati di fronte a una figura, a un gigante, se vogliamo, la sua piccolezza. E devo dire che mi è stata fatta un'obiezione: ma che cosa ha a che fare questa persona con la Terra Santa? La risposta è stata che la Terra non è santa, sono le persone che fanno santa la Terra, e Chiara, nella sua dimensione, nel suo dire sì, come due giorni fa abbiamo ricordato con l'Immacolata, a costo della sua vita, è una persona che posso dire che ha santificato con la sua azione la nostra terra. Ecco, una scelta questa molto importante, interessante, particolare proprio perché si rivolge ad un mondo che è quello dei giovani innanzitutto, un esempio per le nuove generazioni. Noi siamo anche in collegamento in questo momento con Don Michele Bellino, che è consigliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sempre per ciò che concerne la realtà di Bari Bitonto, e padre Vito D'Amato, che è stato padre spirituale di Chiara e che sarà protagonista dell'iniziativa di questa sera. Approfitto subito allora per salutare entrambi e dare loro il benvenuto. Grazie, buongiorno. Ecco, una scelta, dicevamo, con Saverio Veronico, molto particolare, quella relativa a Chiara Corbella Petrillo, per dare inizio a questa serie di appuntamenti. Allora, anche in questo caso, Don Michele, vorrei chiedere questo. Questa scelta così vicina alla realtà dei giovani, ma non solo, da dove nasce e cosa vorrebbe lasciare in dote a chi parteciperà a questo evento, a questo percorso che voi iniziate questa sera? Diciamo che la figura di Chiara Corbella Petrillo è un testimone di luce per ciascuno di noi, anche per coloro che fanno parte dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. E perché abbiamo pensato a lei anche come primo tassello in questo itinerario? Più che altro facendo riferimento ad un'espressione del Santo Padre nella Christus Vivit, quando lui dice, ecco, che il cuore di ciascuno di noi è quella terra santa dove noi dobbiamo essere capaci di toglierci i sandali per poter, ecco, inginocchiarci dinanzi al cuore dell'altro. E quindi la figura di Chiara, modestamente, insomma, ci è sembrato come realmente, insomma, questa provocazione, ecco, questo chiamare a poter ritrovare in lei, ecco, questa terra santa che è il cuore, ecco, di una giovane, di una sposa, di una mamma, di una cristiana che vive realmente, ecco, il Vangelo, potremmo dire, ecco, in pienezza. Don Michele, i santi della porta accanto, ciò lascia presumere che al di là di quello che sarà l'appuntamento importante di questa sera c'è già una strada, un percorso tracciato. Ecco, a cosa vuole portare questo percorso e come intendete svolgerlo? Allora, diciamo che abbiamo, ecco, intenzione di poter avere altri incontri nel nostro cammino formativo e spirituale, e non soltanto aperto a noi cavalieri, ma anche in riferimento, ecco, aperti all'interno della comunità cristiana e anche nei luoghi dove ci ritroviamo. Ed esattamente i santi a porta accanto vogliono essere questi testimoni che esortano a vivere con, ecco, la fedeltà a nostro Signore, ecco, nella via ordinaria, che è la via nella quale il Signore ci chiede di essere una sola cosa con lui, nella santità. Ecco, vorrei già una prima battuta anche da parte di padre Vito D'Amato, che è accanto a lei e che appunto questa sera darà la sua testimonianza. Prima di fare una breve pausa, ecco, fra Vito,
Come vede questo appuntamento di questa sera e soprattutto nell'ambito di quella che è la causa di Chiara Corbella? Ecco, appuntamenti di questo genere servono soprattutto a chi ascolta una testimonianza così forte, così importante? Don Michele ha inserito appunto Chiara dentro questo itinerario dei Santi della Porta Accanto. Anche se Chiara non è ancora stata beatificata e canonizzata, però è considerata così, insomma, anche dal popolo cristiano, cioè la sua fama di santità è molto grande. Io credo che sia molto bello che c'è il suo modo di rendere questa definizione che ha dato il Papa di Santa della Porta Accanto, perché tante volte pensiamo che il Santo della Porta Accanto si può prestare a dei fraintendimenti, si può pensare che il Santo della Porta Accanto è una persona che è buona, che anche se non frequenta magari la chiesa è buona e fa cose buone, però non è proprio questo che intende il Papa, credo, neanche la chiesa, oppure che il Santo della Porta Accanto è una persona normale che quindi si arrabbia come noi, fa le cose, quindi più o meno anche noi siamo dei santi, ma non credo che neanche sia questa la definizione. Ma il Santo della Porta Accanto, e Chiara ce lo fa vedere, credo, molto bene, è uno che vive a fianco a noi, vive le stesse cose che viviamo noi, ma che attraverso la sua vita fa vedere un'altra presenza, fa vedere che i suoi gesti, che si assomigliano anche ai nostri, in realtà sono abitati da un amore che l'ha visitata, appunto, come diceva Don Michele, un cuore che è abitato da qualcun altro, che muove i suoi gesti, muove i passi, muove i suoi sguardi. Credo che Chiara renda molto bene questa cosa. Ecco, noi facciamo una breve pausa, poi ci ritroveremo insieme per alcune ulteriori battute, soprattutto relativamente a quella che è stata l'esperienza diretta di Padre Vito con Chiara. Breve pausa e poi di nuovo insieme. Dunque abbiamo preso spunto da questo interessante appuntamento organizzato dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme della sezione di Bari Bitonto, dedicato appunto ai Santi della Porta Accanto e in particolare questa sera a Chiara Corbella Petrillo, di cui vogliamo vedere subito una scheda preparata dal collega Leonardo Fania che ci parla proprio di lei, in sintesi la sua biografia. Chiara Corbella nasce a Roma il 9 gennaio 1984. Cresce sviluppando un rapporto di amicizia profonda col Signore Gesù insieme alla sorella Elisa. Il 2 agosto 2002, di passaggio per Meggiugorie, conosce Enrico Petrillo, 23enne, fisioterapista, hanno 3 bambini. Maria Grazia Letizia, che nasce la cranica, Davide Giovanni, vissuto come la sorella per pochi minuti a causa di una malformazione agli arti inferiori, e Francesco. Proprio a una settimana dalla scoperta della terza gravidanza, Chiara sente una lesione sulla lingua e l'indizio di un carcinoma. Sceglie quindi di rimandare tutte le cure che potrebbero nuocere al bambino, puntando a farlo nascere in maniera naturale. Solo dopo la nascita di Francesco riprende le terapie. Muore nella casa di campagna dei suoi genitori il 13 giugno 2012 a 28 anni. Il processo diocesano della sua causa di beatificazione e canonizzazione per l'accertamento dell'eroicità delle virtù si è aperto il 21 settembre 2018 presso il Vicariato di Roma. E torniamo in collegamento con Don Michele Bellino in compagnia di Fra Vito D'Amato per appunto darci ancora qualche indicazione su quella che è l'importanza dell'approfondimento della figura di Chiara Corbella Petrillo. In particolare Fra Vito, abbiamo detto all'inizio, è stato padre spirituale di Chiara. Ecco, da questa sua esperienza diretta, cosa può condividere con noi quest'oggi? Ovvio non le cose intime che ci siamo detti con Chiara, però quello che la mia esperienza è che vedere appunto Chiara è quello che il Signore vuol fare con ognuno dei suoi figli, qualcosa di straordinario in una vita ordinaria. Cioè che proprio Chiara attraverso il suo matrimonio, il suo fidanzamento soprattutto e quindi poi il suo matrimonio, le sue gravidanze ha avuto accesso nella sua vita
la vita di Dio in qualche modo, l'amore suo, e tutto è stato vissuto grazie alla sua fede in maniera così straordinaria. Come padre spirituale direi veramente che quando mi trovo davanti ad una persona, adesso mi rendo conto che sono come davanti alla Vergine Maria, cioè una piena di grazie, cioè che non c'è, che tutto quello che questa persona ha, comprese le sue sofferenze, comprese, sono un dono attraverso il quale il Signore si manifesterà la sua vita, attraverso il quale il Signore la visiterà. Ed è quello che intende portare questa sera nell'ambito anche di questo appuntamento. Ecco, la sua sarà una testimonianza dedicata proprio a queste tematiche. Sì, penso che sarà questo quello che diremo stasera, e faremo vedere soprattutto stasera, perché appunto in queste testimonianze di solito facciamo vedere un video che facciamo vedere solo quando noi siamo presenti, noi testimoni più diretti, e insomma vedremo Chiara, cioè vedremo la sua gioia, vedremo 2 mesi prima che muoia, e vedremo la sua ironia, la sua allegria anche in questa situazione drammatica. Un saluto infine a Don Michele Bellino. Allora, Don Michele, si prospetta davvero una serata importante e interessantissima, che può essere sicuramente un ottimo inizio di questo percorso. Quali le sue aspettative rispetto a questa sera e ai prossimi appuntamenti? L'aspettativa di stasera è di poter porre un seme ecco, di testimonianza di vita cristiana all'interno della nostra chiesa, della nostra città di Bari, e attraverso di noi e con gli altri. Grazie di cuore Don Michele per averci dato l'opportunità quest'oggi di parlare di questa iniziativa, e soprattutto un grazie a Padre Vito D'Amato per averci dato questa testimonianza. Ecco, abbiamo già avuto modo di parlare di Chiara Corbella in passato nell'ambito del nostro programma, e non solo, e ci piace poter riprendere il discorso additandola ancora come esempio. Grazie e buon lavoro a voi tutti. Grazie. Buon lavoro anche a voi, buona giornata. E torniamo in collegamento via Skype, questa volta con Saverio Veronico, segretario dell'Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme di Bari Bitonto. Abbiamo ascoltato dunque le testimonianze dal punto di vista spirituale relative all'appuntamento di quest'oggi, che si innesta in un percorso più ampio, dicevamo. Vogliamo conoscere qualcosa, capire qualcosa in più circa le attività dell'Ordine Equestre. Ecco, di cosa si occupa? Quali sono le altre attività oltre appunto quelle relative a convegni di questo genere? Allora, l'Ordine, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro è un ordine di subcollazione pontificia, cioè in pratica dipende direttamente dalla Santa Sede tramite un cardinale Gran Maestro, che in questo caso è Cardinal Filoni. Siamo circa 30.000 in tutto il mondo, e il nostro compito è quello di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa attraverso attività, formazione, donazioni, presenza. È chiaro che questa è la nostra unica missione. I Cavalieri mantengono attualmente in vita 64 tra parrocchie e scuole in Terra Santa, quindi Israele, Palestina, Libano e Siria, scuole che sono aperte, e anche ospedali a Betlemme in particolare, che sono aperti a tutte le confessioni religiose. Noi non discriminiamo tra ebrei, musulmani o cristiani, siamo aperti a chiunque ha bisogno in quella terra che, come sapete, da quando è nata non riesce a trovare pace. Queste sono le nostre finalità. Il nostro principale compito è quello. Il secondo compito da statuto è quello della crescita spirituale dei cavalieri. I valori di lealtà, di onestà, tutti i valori cavallereschi, come ricordiamo dalla nostra infanzia, noi li manteniamo tuttora in vita. Ci sforziamo di farlo, ovviamente. Non mettiamo l'aureola sul comodino la sera quando andiamo a dormire. Questi sono sostanzialmente i nostri compiti principali, la crescita degli aderenti e le opere verso la Terra Santa. Non abbiamo altri scopi.
Un percorso questo di santificazione per certi aspetti, seguendo una vita improntata a questi valori. E allora io ringrazio anche Saverio Veronico per questa sua testimonianza, per averci dato l'opportunità di scoprire o comunque di conoscere, destare anche, se vogliamo, la maggiori curiosità circa le vostre attività. Grazie e buon lavoro per questo percorso, sperando di ritrovarci insieme per parlare di altre figure che sceglierete appunto nell'ambito dell'iniziativa come quella di stasera. Grazie soprattutto a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Fraezio, ci sei? Sei in collegamento? Hai sentito? Sono in collegamento, sì. Ecco, tu sei sempre presente, guardi, supervisioni, ecco, i contenuti che trattiamo. Ma Fraezio, abbiamo detto, abbiamo preso questo pretesto di un appuntamento che si svolge a Bari questa sera per riprendere il nostro argomento principale, cioè quello della santità alla portata di tutti, seppur con grandi esempi, a volte anche scoprendoli ci sembra quasi impossibile imitarli, però capiamo che non si tratta di supereroi, ma di persone che vivono accanto a noi molto spesso e che possono e che arrivano alla santità. È proprio il caso di Chiara Corbella. Ecco, qualche battuta rispetto a quello che abbiamo sentito sin qui. Bene, parto da quello che diceva Saverio all'inizio, no? Cioè una terra santa che è santa non tanto per, diciamo, la geografia, quanto soprattutto per le persone che la abitano e quindi le persone che l'hanno abitata. E un pochettino per richiamare anche le altre parole che sono state adoperate, che sono, diciamo, un riflesso di quello che è il cammino verso la santità che stiamo trattando. Ricordo anche che noi, quando parliamo di santità, abbiamo sempre inteso questa nostra trasmissione, Nicola, come una vera e propria scuola d'amore, per cui sono, potremmo dire così, delle persone che fanno sì che la loro vita possa essere abitata dall'amore per eccellenza, che è il Signore Gesù. Quindi, ecco, si riesce quindi alla luce di questo a delineare proprio questo cammino, un cammino che è banale dirlo, però è un cammino all'insegna dell'amore. Dico è banale dirlo perché dovrebbe essere quasi per scontato, ma in realtà scontato non lo è, per cui è un cammino che si vive giorno per giorno. Ecco perché allora l'ordinario, se vissuto con amore, può diventare straordinario. Ma perché? Perché l'amore porta calore, porta condivisione, porta preoccupazione dell'altro, richiede tantissime qualità che, dicevi bene, non sono qualità da supereroi, ma sono qualità tipiche dell'uomo, del cristiano. Non so se condividi con me questa idea. Assolutamente, come non condividerle? Fraezio, tra l'altro, un'altra possibilità di approfondimento c'è data da una beatificazione che proprio quest'oggi si svolgerà in Brasile. Infatti a Barbacena, appunto in Brasile, ci sarà la solenne beatificazione di Isabel Cristina Amrad Campos, laica e martire, uccisa in odio alla fede nel 1982. Rappresentante del Santo Padre sarà Sua Eminenza il Cardinale Raimundo Damasceno Assis, arcivescovo emerito di Aparecida. Un'altra figura di giovane fedele laica, uccisa in odio alla fede il 1 settembre del 1982. Quali sono le caratteristiche di questa ragazza che poi magari avremo la possibilità di approfondire anche in futuro? Partecipava assiduamente alla messa, ai sacramenti e conduceva una vita di preghiera che la distingueva dai suoi coetanei. Si prendeva cura dei disabili ed era molto attenta ai bisogni dei compagni di scuola più poveri. In tre righe un percorso di santità arrivato, diciamo, quasi ormai al riconoscimento completo. Un'importante tappa è quella della beatificazione, ma preghiera, aiuto ai più deboli. Sono due elementi che possono portare alla santità. Sono gli elementi che dicono la luce che dobbiamo portare dentro di noi, sono gli elementi che dicono la luce alla quale ciascuno di noi è chiamato, perché il germe della santità è in ciascuno di noi, però dobbiamo far sì che si sprigioni questa bellissima luce in virtù proprio dell'amore, per cui ecco,
pare banale, no? Sacramenti, la chiesa, dici ma come, io non li vivo? Dipende dal modo, dalla qualità di come viviamo i sacramenti, il nostro vivere quotidiano, ecco. E torniamo insieme per parlare di padre Guglielmo Gattiani. Anche in questo caso si va verso la beatificazione, ci sono novità per quanto riguarda la sua causa, ma prima scopriamo di chi si tratta attraverso questa scheda. Guglielmo Gattiani nacque a Badi di Castel di Casio, sull'Appennino bolognese, l'11 novembre 1914. A 15 anni entrò nel noviziato dei Cappuccini di Cesena e fu ordinato sacerdote il 22 maggio 1938. Dopo alcune esperienze nei luoghi di studio e formazione, dal 1946 al 1963 a Cesena fu maestro dei novizi e confessore del monastero delle Cappuccine e di numerosi sacerdoti religiosi e laici. La gente lo invitava nelle case e negli ospedali per consolare e benedire gli ammalati. Vi andava di sera e vi restava fino a tardi, rimanendo in ginocchio accanto al letto finché l'ammalato non si fosse confessato. Tornava poi in convento per la preghiera notturna del mattutino. In questo periodo il radicalismo evangelico e la sua austerità portavano frequentemente Guglielmo a Lagrimone, dove accanto al monastero delle Cappuccine nacque il sogno di una fraternità francescana secolare dell'amore vicendevole e universale. I seguaci saranno due o tre in tutto, ma la ricerca di una forma di vita evangelica radicale lo coinvolgerà talmente da spingerlo anche a recarsi nel 1980 per 6 mesi in Palestina sulle orme di Gesù, facendo pure esperienza di solitudine nel deserto della Giudea, da cui fece ritorno in Italia. Stabilitosi a Faenza, svolse il suo ministero sacerdotale con straordinaria dedizione, ascoltando le sofferenze degli uomini che poi di notte offriva a Dio in una preghiera continuata, inginocchiato davanti al Santissimo. Per me è una gioia grande accogliere tutto il giorno le persone, accogliere il fardello di preoccupazioni e di sofferenze, a volte le terribili tragedie da lacrime di sangue dei fratelli. E prego con loro e per loro, con fede ferma nella parola di Gesù. Venite a me e vi consolerò. E questo fino alla morte, avvenuta all'alba del 15 dicembre 1999. Ed una correlazione con la Terra Santa la ritroviamo anche nell'ambito della biografia di padre Guglielmo. E noi abbiamo fra Ezio in collegamento anche fra Giuseppe De Carlo, vicepostulatore della causa di canonizzazione di fra Guglielmo Gattiani, che salutiamo subito con un grande e caloroso pace e bene. Pace e bene a tutti. Dicevamo, padre Giuseppe, di una novità nell'ambito della causa di fra Guglielmo. Ecco, cosa è successo? Come si va verso la beatificazione? È successa una cosa bella, una notizia bella, nel senso che nel giugno del 2020 era stata presentata la posizione alla Congregazione per la causa dei Santi. Il 24 novembre scorso è giunto il parere dei teologi, 9 teologi hanno dato parere favorevole al proseguimento della causa. Ora arriveranno anche le motivazioni del parere favorevole dei teologi. Poi si riunirà in plenaria la congregazione se anche il parere
ecco, dei vescovi e dei vari membri della congregazione sarà favorevole, Papa Francesco firmerà il decreto che fa di Padre Guglielmo venerabile, Padre Guglielmo, venerabile Guglielmo Gattiani, che è il passo precedente alla beatificazione. Ecco, abbiamo riassunto quello che è l'iter che ci fa piacere poter riproporre ai nostri telespettatori, proprio perché di questo ci occupiamo, di parlare di figure che iniziano questo cammino di una possibile beatificazione o canonizzazione che tecnicamente vede diversi passaggi importanti. Su questo la Chiesa è sempre molto attenta a dei precisi momenti, una precisa scaletta, se così possiamo dire. Ma tornando invece alla figura più vera e propria dal punto di vista spirituale di Padre Guglielmo, cosa possiamo dire ai nostri a coloro i quali ci stanno seguendo rispetto al suo esempio, anche in questo caso un esempio di frate, questa volta che si occupa nello specifico dei più deboli, dei più poveri, degli ammalati soprattutto. Ecco, in questo possiamo ravvisare l'elemento principale della sua spiritualità, del suo esempio, o ci sono altri elementi da sottolineare? Ci sono tanti elementi, chiaramente la santità di Padre Guglielmo è testimoniata dall'esercizio delle virtù in maniera eroica che si manifestavano in modo particolare nella grande capacità di accoglienza. Chiaro che l'accoglienza andava in primo luogo alle persone più bisognose dal punto di vista dell'esperienza della malattia, quindi i malati, le famiglie che avevano bisogno di vivere relazioni autentiche quando c'erano varie problematiche, e Padre Guglielmo aveva un'attenzione particolare per le famiglie, e un'attenzione e un interesse di Padre Guglielmo per l'evangelizzazione ad ampio raggio. Anche lo strumento televisivo è stato importante per Padre Guglielmo. Ha avuto il sogno di una televisione del Papa, la chiamava lui, e per questo ha collaborato molto, molto, ha lavorato con Telepace. Direi che l'accoglienza, quello che dicevo prima, caratterizza molto la spiritualità di Padre Guglielmo. Fra Ezio, sei sempre in collegamento e hai ascoltato anche le parole di Padre Giuseppe. Ecco, a un confratello cappuccino, cosa vuoi chiedere rispetto alla figura di Padre Guglielmo? Beh, Nicola prima parlava, padre Giuseppe, di un'esperienza diretta che ha vissuto con Padre Guglielmo. Direi che è bello condividerla, no, Padre Giuseppe? Puoi darla tranquillamente anche in TV per noi. Sì, prima del collegamento, facendo le prove, ho voluto dire questo. Padre Guglielmo, io ho un'esperienza personale. Io sono stato seguito da Padre Guglielmo nel discernimento circa la mia vita consacrata, la mia vita da frate cappuccino, e già dall'inizio, quando ancora
avevo i primi passi in questo senso. Andavo da padre Guglielmo era a Cesena allora, e mi confessavo, facevo direzione spirituale, e padre Guglielmo portava al cingolo, questa corona del rosario, e con questa croce di legno abbastanza duro, di bosso, e lui me la dava così in testa e diceva: Giuseppe, dai, forza, coraggio, fai la scelta giusta, e questa testa dura bisogna convertirla, bisogna convertirsi, perché è la cosa più importante. Quando sono entrato, ho fatto il postulato, poi sono andato al noviziato a Vignola di Modena nell'82, ho detto a padre Guglielmo, dico: ma mi hai dato tante volte in testa, non so se sono contate, ecco. Comunque vorrei, adesso metto il saio anch'io, e vorrei proprio quella corona del rosario con la croce di bosso, che tu con cui tu mi davi, mi spronavi naturalmente, e lui me l'ha data nel 1982, e quindi questa è una reliquia carissima, carissima proprio, ma donatemi proprio da padre Guglielmo. Una bellissima testimonianza, un aneddoto questo che ci dà anche il senso di quanto certi cammini di santità siano anche improntati ad una certa familiarità, simpatia, momenti gioviali come questo. Gioviali ma importanti, perché poi hanno caratterizzato un percorso vocazionale qual è quello di padre Giuseppe. Padre Giuseppe, davvero grazie di cuore per questa sua testimonianza quest'oggi. Noi speriamo di ritrovarci insieme per parlare di ulteriori passaggi di questa tappa verso la beatificazione, speriamo quanto prima. Grazie e pace e bene. Grazie a voi, io vi ringrazio, perché è una possibilità che è molto importante, e il fatto di avere non solo dei santi, diciamo, cappuccini del passato, ma del presente, che siano da stimolo per noi a vivere la santità. Come diceva San Francesco, cioè non è che possiamo vantarci di ciò che hanno fatto gli altri, magari prendere esempio e mettere in pratica.